abbiamo Desiree Di Benedetto e Thea Guecci, avversarie sulla scacchiera, con la massima cordialità attualmente sembra. Ok. Allora, vediamo la loro partita, dai. Allora, se vuoi fare tu le mosse, puoi premere i pulsanti freccia o il mouse. Ok. Beh, una francese, ce l'aspettavamo. Ah. Sì, abbiamo giocato tante Sì. negli anni, quindi. Però stavolta ho cambiato io Sì, è perché cambiato. solitamente È quasi riparata. sì, no, quasi sempre ho studiato cioè ho giocato la Sì. Tarrasch, però Prima volta che giochi. anche con Elena l'ho giocato in questo torneo, Ah. guarda, Ok. Una classica normale, F4, C5. sì, in apertura tutto normale, Ok, sì. Cosa ti aspettavi qua, alfiere 7 a niente di. rocco? Sì, pensavo più alfiere 7 a rocco. Ok, infatti ho cambiato un po' per vedere. A6, donna D2, A3. A5. A3. E qua non mi ricordavo bene cosa Donna giocare. B6 è la principale, mi sa. Però ci sono un sacco di mosse, si può fare donna A5, Sì. alfiere 7, c'è B4 anche anche, credo, forse. B4 non so bene, G5 si può fare. Ah, ok. Però no, sì, donna B6 penso sia la principale. Ok, donna B6, cavallo Cavallo D2, è la 2, sì. E principale questa. qua Ciperdino non la conoscevo. Ah, Vabbè, o la neanch'io. fa subito, ma in più, perché se fa Sì, C3. no. Qual è la principale qua, alfiere 7? B4. Sì, ma c'è anche una linea con donna C7, cioè non so se è la principale o no, però c'è ancora linea con donna Ma poi C7, prende in C3. D4. No, fai tipo cavallo A5. Però l'idea è toglierti in modo tale che poi Sì, quando io mangio infatti. in C5 non c'è l'idea di B4. Beh, più o meno com'è andata, solo che ho preso qua, non so Sì, quanto sia. non Forse so. non è granché. Cavallo per D4. Qui forse posso scegliere tra alfiere di 2 e alfiere di 3, però penso che Alfiere alfiere di di 3 è 3 sia meglio. più Sì, attivo. sì, sì. Alfiere 7 credo sia normale. Sì, forse cavallo C5 Vabbè, anche. ma Ma non penso cambia non. molto. Sì. Sì. Rocco. Ecco qua non sapevo bene come giocare. A rocco mi sembrava troppo pericolosa. Sì, Pensavo a arrocco è cosa? Torre rischioso. F3, per esempio, Torre Sì. No, H3. ma hai fatto bene secondo me. G6. L'alternativa è sempre cavallo Pensavo cavallo C5 e lasciare il C5, rene sì. Però più o meno uguale, credo, com'è andata. in 8. Ho Sì. paura di qualche F5, quindi. No, infatti F5 è un'idea, forse io devo anche fare G4 a un certo Sì. punto, G6. ma non ero sicuro. Com'è andata qua? Torre Sì, torre A1, mi sembrava normale. A1. Devo mantenere sempre l'idea di F5. Sì. Cosa ho giocato io qua, alfiere B7? Sì. Sviluppo i pezzi. Qua donna F2, no? Sì, qua ho pensato anche tanto perché, cioè, non è ben chiaro, dopo che hai fatto G6, l'idea di F5 c'è, però non penso di poterla G4 realizzare. H5, Sì, G4 qua mi sembrava prematura perché finché il re ne 8 comunque sono più io che rischio. L'alternativa forse era C3. Sì, C3. Però lo stesso, C3, cavallo C5 dopo. Forse devi riuscire a fare G4 e F5 in qualche modo lo stesso, se no non vedo. Ma secondo me se tu fai H5 non è buono dopo Ma la G4. prepari in qualche modo. Infatti l'idea di donna F2 comunque era portare la donna all'altro lato e avere più pezzi. E anche qui comunque se non fai cavallo C5 forse posso fare B4 io dopo donna F2. Perché non hai l'idea di cavallo B6. È un po' meno sparso. Donna Però sì, cavallo F2. C5. Qui ho fatto donna G3. Non so. Perché? Non l'ho capita bene. Volevo mettere la donna in H3 e dopo fare G4. No, ho sempre H5. Ma tanto quando fai H5 posso fare anche F5 perché la torre in H8 è inchiodata. Se non vai alfiere Infatti ho F8 fatto alfiere alfiere F8, F6. alfiere Eh sì. Ma G7. forse sarebbe stato meglio. Tu hai fatto cavallo E4, no? Qua. Credo di sì. O Sì, se abbiamo tipo le alfiere frecce a te. F8. C'è qui la mossa. Oh, ok, Sì. cavallo E E4. qua io ho mosso anche abbastanza veloce, ho fatto donna H3 perché appunto avevo l'idea di G4 e non volevo toglierla, però forse donna G4 è meglio, perché così con il piano che hai fatto tu di alfiere F8, alfiere G7 ho lo stesso F5. Donna G4 H5 però.
Sì, però non so bene. Tu dici che non cambia niente. Non uguale. Ma no, forse tu hai perduto un te. Aspetta, allora, donna G4. No, sì, donna G4 o H5. Devo fare donna H3. E forse adesso si è fatto G4. Eh sì. E quindi? Però lo stesso potevo fare, è uguale. Perché su donna H3 e H5 lo stesso potevo fare G4 in partita. Fiocco G4, alfile G7, attacca G4. Sì, secondo me G4 non è buono. Cioè, comunque le sto aprendo la H. Poi arrocchi lungo. Sei quasi tu che hai più attacco di me. Sì. Prima di arrocco G4, no? Eh no, infatti, io aspetto solo che se lei non arrocca mai, io G4 non la faccio. E quindi la spinta in F5 non ce l'ho e... Senti, donna G3, donna H3, io... Penso che forse in quel momento cavallo B3, cavallo B3, e torniamo un po' indietro, cioè, per minacciare anche torno, ecco, ancora così, donna F2 stava bene, no? Ok, sì. A cavallo B3, com'è la situazione? Qua? Puoi fare le mosse, sì? No, no, sì. Forse cavallo I4? Mancio. Ma sì. Alfiere C5, vediamo un attimo. Ah, ecco, devo giocare col cavallo migliore sull'alfiere. Torre C8. Torre C8 mancio. Esatto. Ora gioco un attimo. Mangio sì. Dire anche. Sì, il cavallo D4, no? Scusa, adesso però dopo si scacco con la donna re. Mangio di donna? Sì. Sì. Cavallo di 4, o forse non subito. Beh, ma ha risolto tutti i problemi, no? Io ci avevo anche pensato, però non ero sicura che il suo alfiere fosse poi così brutto, perché se lo metti in D5... No, non è l'alfiere brutto, cioè, qui... Ma scusa, perché cavallo di 4? C'è torre... Allora, cosa volevi dire, Lucky? Volevo fare... Metti il cavallo in B3, vediamo cosa vuoi. Volevo arrivare in C5 con cavallo. E come ci arrivi? Questa è una bella domanda. Torre D1. E torre D6 e torre cavallo. Torre D6, questo. Torre D1, dai. Okay. Però forse non ci arrivo, perché c'è alfile D5. Sì, subito alfile D5 può fare. Che impedisce torre D6. Poi arrocco torre D8, secondo me non è sì, così sì. Chiaro. Questi sono o anche i tre qua, credo. Vabbè, al momento opportuno. E tre ha già C2 in presa. Ah, c'è già C2 in presa. Sì, sì, no, qua. Però se non lo prende, c'è il fardone E2. Cavallo D4. Prende dopo, dici. Arrocco. Poi ho giù torre D8. Cavallo D4. Sì, ma anche con un pedone in mezzo, secondo me va bene lo stesso per me. Vabbè, vabbè. Sì, cioè l'alfiere sta bene, sì, il bianco sì, perché sì, no. Ma hai giocato tu? Credo che va bene. No, a me l'idea di alfiere D4 piaceva. No. Perché poi appunto sto sempre minacciando F5. Solo che poi è il momento di concretizzare. Sì, ma anche prima, vedi, invece di torre 1 è un po', diciamo... Stereotipata. Standard. Qui. Tu hai fatto torre la donna in D2, forse cavallo B3 adesso, però non cambia, sì. Cioè voglio fare A4, questa è una delle idee. E cavallo B3 preparato oppure C3 con idea A4, vediamo anche questo. C3 cavallo, c'è cavallo C5. Adesso no, gioca cavallo C5. No, la gioca cavallo. Sì, sì. Gioca con la C5. E alfiere sta in C8, sì. Per questo. Alfiere C2. C2. Alfiere B7, forse. Sì, il problema di torre è uno di mosse del genere. Sono mosse, diciamo, che non alterano la posizione in senso negativo, ma non costruiscono. Diciamo, la torre sicuramente non starà male. E adesso A4. Però bisogna fare un piano. Per me costruiva F5 la torre 1. Vabbè, va bene.
Ok. No, però effettivamente anche in A1, per come poi è andata la partita, era meglio perché avevo l'idea di A4, però non lo so. Come ha giocato tu mi hai creato un sacco di problemi, quindi Sì, secondo secondo me me vabbè, andava mettere una bene, donna non in era male. C3. Per tornare alla partita si preme questo qui che è un refresh che torna. Donna K3? Sì. H5. No, alfiere F8, cosa fa? Se Alfiere vogliono le F8. freccette si vedono. No, qua qualcosa è andato storto perché i miei pezzi sono un po' strani, cioè sono molto strani. Sì, Sì, per è... D4 in apertura credo era doppio, perché... Se dovevi prendere C per D, al fine, Non invece di lo cavallo. so. Io Come potevo potevo forse. giocare meglio, se no? No, sì, secondo me Qua C sto per... peggio, molto. Secondo me C per D non è buono, perché comunque in tante linee te la faccio io D per C e quando tu rimangi, cioè è come se avessi guadagnato un No, tempo no, rispetto a ma quello quando? Ma al fine? lì. No, qua ho fatto C per D. Sbagliato. No, io stavo dicendo al fine, dopo Sì, un io dovevo... cambio in D4 Sì, bisogna dovevo prendere fare... il difensore. Ora ci arriviamo, Laghi, non anticipare, perché cioè non riusciamo a seguirti, guardiamo questa posizione, No, io è lo che so. siamo tornati, eravamo già avanti. Vabbè, andiamo avanti, Vabbè. tanto. C3. G7. Sì, io ho fatto cavallo F3 con l'idea di alfiere D4 e H5. H5. Ma secondo me è buona, cioè va bene. Però forse stai indebolendo G6. Sì, Cioè puoi appunto. anche non farla, perché tanto se stai ferma io G4 non te la Faccio faccio arco lungo per... adesso? Ma perché? No, arco lungo, no. E che faccio? Non ho mosse, sempre. No, Senti, tu hai paura di quando arrocchi G4 F5, no, ma qua comunque non può arroccare. Ah sì, si sì, arrocco, poi faccio alfiere per E4 cavallo G5. Non subito, ma prima faccio alfiere D4. E su alfiere D4 forse devi fare cavallo fai torre C5. D8 per Però minacci esempio. anche alfiere D4, poi mangia Torre F4 D8, e cavallo dai. G5, mi mangi un pedone. Torre D8, fai Allora, il così. maestro propone torre D8, dai. Allora, il bianco Alfiere cosa fa? D4 uguale. Devi fare cavallo C5, penso. Se no non pedone in più. Poi anche in partita quando hai fatto cavallo C5 ero indecisa se mangiare e fare cavallo D4 subito. Però pensavo che fosse Secondo me non meglio. devi cambiarmi i pezzi perché ce l'ho incartati, cioè il cavallo in C5 poi che ci faccio? Maestro, dice un'altra mossa adesso. Sì, no, cavallo C5 qua la devi Arrocchiamo, fare. dai. No, arrocco perde un pedone. Arrocco, Sì. Alfiere per E4. Sì, No, qua il quindi. bianco vince. Cavolo Cavallo G5, G5. ok. Ma mi H6. mangio un E4. Ho un Allora. pedone in più, sto facendo cavallo F6, cavallo D6. Allora non so, sacrifichiamo. Che cosa? Torre D4. Con l'idea? Vai, torre D4. No, donna C2 adesso. Però forse fa donna F3. Perché non posso fare cavallo D6? Cavallo C5 F6. anche, non so, qualsiasi cosa. Sì, un qualsiasi mossa di cavallo va bene. Sì, forse non c'è compenso, è però troppo ecco. stabile la posizione. No, deve fare cavallo C5, lo stesso. Tiro C2, alfiere B1. Sì, io l'ho messo in B1 Vabbè. perché pensavo cavallo Torre A4, F2, torre 2, no? sì. Sì. Però forse mettendolo in C2 tolgo la casa B3. Non so. Ah, siamo qui, scusa. Sì, lei ha fatto H5 al posto di torre D8. Andiamo. Go. Ok. Alfiere D4, buono. Qua Finiamo. tutto Ora. Ma normale. perché, Arrocco perché non ho il file lungo. C2? Perché pensavo cavallo A4. Non volevo cambiare l'alfiere Campochiaro con alfiere per A4, Sì, anche ma perché poi non, apro la cioè, non B. è detto che devi cambiare.
No, però cavallo A4 dà un po' di fastidio. Cioè, non voglio fare torre B1. Perché no? Tanto devi fare qualcosa Non mi sulla piaceva linea. molto fare torre B1. Beh, credo sia abbastanza indifferente. Ok, andiamo, No, che, cioè, avendo l'alfiere in C2, poi per come hai giocato tu, quando faccio donna F2 perdi il pezzo, no? No, se dici due perché Ora. vedi che quando fa cavallo A4 tu tanto devi fare qualche rottura sull'ala di donna, quindi perché poi se arrocca lì cavallo G4, G5, Ecco, G4. qua rocco lungo, sennò. No, ma rocco lungo sembra molto Sì. pericoloso. Ah, infatti con alfiere C2 rocco lungo sarebbe ancora peggio. Ok, vediamo, Lucky. Ho provato a riciclare i Sì, ho pezzi. fatto cavallo G5 perché minaccio sia cavallo per F7 Sì. sia donna E3. Ecco, torre D7, qua avevi Dopo alfiere per C6. B4, B4, Anche cavallo B4. A4, allontani il cavallo, Alfiere però per metti in C6. B6, alfiere per G6, Ma sì, F per G6. cavallo per E6, attacca Cavallo la per donna, G7. perché Ah, e c'è cavallo per G7. la donna è in gioco da lì. Ok, Sì. invece, Sì, anche subito alfiere per G6 mi sa. donna E3, Sì, non lo. cavallo B3. Qua purtroppo non c'è molto. Ok, qua pensavo mi sono salvato Qui poteva, Sì, dai. però se mangio di C, magari fa donna B6 su cavallo per D4, C per D4, Sì. donna B6. Allora. E Donna B6. torre C1, re B8 Sì, o anche forse torre può anche C6. rimandare lo scacco, perché il re è meglio che sta in C8, scusa. No, ma adesso torre C5 possiamo fare. Subito. Sì. Ma io, infatti, cioè, non sapevo bene se sacrificare la qualità perché, per esempio, alfiere F8, Sì, alfiere F8, no? O forse B4. prima torre C8. Sì, prima torre Vabbè, C8. lo stesso, B4. Beh, questo è un sacrificio tipico, non sappiamo se è sufficiente, però, eh. Sì, io avevo visto quest'idea, però. Vediamo, alfiere C5. Dopo la posizione mi sembrava troppo chiusa per poter avere D qualcosa. C in genere, Dice. però c'è D4, può C'è darsi. D4 quasi. Forse. No, perché l'ideale è D C quando attacca la DC e donna, poi cavallo però, eh. D4, è questo, però se è così non so com'è. Comunque non ci sono colonne, No, 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 ma non così so. BC non pensi che sia buono, no. Cos'è? Ma scusa, abbiamo detto se D per C c'è D4. Mangia? Sì, ma non c'è più, non è chiuso alfiere. Non lo so. Può darsi che si può fare Non C6, so. vediamo, dottore. Senta, Torna, c'è solo torna. una mossa e poi Sì, torna cambiamo, indietro. dai. Allora, se abbiamo fatto così. Diciamo Ok, questo è un sacrificio posizionale, vediamo D4. se D4 funziona. Cavallo per. Attacca la donna sempre. Donna D8 forse. Donna D8. Ci sta Donna D8. E dopo C6 torre per D4. Torre D4. Cioè la bellezza sarebbe con perdono in D5. Sì, il fatto che Sì, apre la così posizione non va avevo. bene. Vabbè, ma. Comunque dovevi mangiare 5 per D. Perché per avere, a parte Sì, io non ho mangiato queste. di C perché non volevo cambiare troppi, perché pensavo che dopo raddoppi sulla colonna C Sì, ma comunque se ne rimani avessero col troppi pezzi. cavallo migliore, perché se a parte il sacrificio di qualità, il bianco riesce a cambiare uno della sua colonna, ci gioca B4, cavallo D2, B3, Ma non ci C5. arrivo. Non ci Non arrivo. ci arrivo perché mi mette lei la torre in C4 prima. Sacrifica lei. Sì, e Ma quello è il tanto non problema. devi Perché. sacrificare tu, sì. Sì, no, ci ho pensato, ma pensavo arrivasse prima lei. Perché fa donna B6, re B8, torre C8 e mette la torre in C4. Cavallo D2. Cavallo di 2, torre C8. Cavallo B3. Però bisogna fare prima B4, sennò cavallo B3 non è Ah no, così. cavallo vittore C8, cavallo C5. Dalla qualità ce la mangiamo. Sì, ma cavallo B3, torre C4. Cavallo C5 lo stesso. No, secondo me quella va bene per il nero. Cioè, Ok, vediamo, Sì. No, no? Cavallo B3. Torre C1 l'ha giocata già. Sì. torre C4. Torre C4 qui, cavallo C5, attacca la donna, Torre C7. torre C6, B4. ok, prima B3 scusa, non è meglio cambiare una torre, o vuoi fare subito B4? Sì, anche B3 può andare bene. Sì, questo è grosso vantaggio. Grosso vantaggio di? È di bianco. Sì, forse sì. Vabbè, quindi Però abbiamo non so, trovato alfiere un'idea. F8. Cioè con C per D c'era una progressione di idee di qualcosa da fare.
Un cavallo per D4 è un po' più statica perché lui con l'alfiere controlla. Salvo se B4 adesso non è niente. Va bene, va bene. Ok. Allora, cavallo per D4. Sì, però effettivamente dopo cavallo per D4 il bianco non ha molto. Cioè, come ha giocato lei va bene. Cavallo per D4. Comunque questa posizione bisogna approfondire perché sì, potrebbe capitare spesso. È una struttura tipica di medio gioco, quindi... Sì, sì, io comunque pensavo anche di avere l'idea di A4 e quindi che il cavallo in D4 facesse pressione su sì. B5. Sì, penso alfiere C2 era il momento invece, sì, perché... Oddio, ho fatto alfiere F8. Anche con torre A1 D4. Potevi pensare di effettuare A4, perché il nero non ha roccato, quindi tu eri pronta contro la rocco. Sì. Sì. Con G4 e F5 e invece non ha roccato, allora bisogna cercare al momento opportuno un punto di contatto, di aprire una linea, qualcosa. Sì, anche C3 bisogna vedere quando giocare, non so se era necessaria in un momento quando è stata qua. A4 com'è? A4 subito? Subito. Proviamo. Non puoi fare anche B4? Mangia? Se lo... Sì, però alfiere F8, poi secondo me il cioè se non ho B5. Ma metto un alfiere in C5 e faccio donna B6. E dopo cavallo C6 perdi la donna. Perché? Donna C5, donna C5 e cavallo. Ah, sì, posso prepararlo. Ma... Vediamo. Oppure mangio in A4 anche. B5. B5. No, prima torre C1. C1. Stiamo andando a quella posizione. Torre C1. Seguo le sue, faccio le sue mosse. Donna B6. Donna B6. B5. Alfiere C5. Qui abbiamo guadagnato torre C5. No, ma non faccio alfiere C5 subito. No, stiamo dicendo questa variante. Ah, non sarebbe vero. Sì, perché torre C5. Cavallo C6. E ora che facciamo? Cavallo C6. C6. Real. Ok, il pubblico ha visto, dai. Sì, ma sì, questa anche è una variante bella. No, ok, forse sì, sì, si vedere. Può fare splendido. Quindi B4 se non può fare. Sì, forse deve fare B per A4 allora. Ok. Al posto di B4. Questa è la posizione. E così siamo proprio alla posizione della partita. Ok, prego. Mm-hmm. Abbiamo detto A4. Sì, B però. Alfiere C2, sì. Ora c'è il fatto che se si fa mangiare in A4, insomma, lo mangia. Okay. Se fa A3, sì, però la colonna B potrebbe essere ancora peggio. Mm. Perché mette le torri sulla colonna B e c'è anche meno spazio, l'alfiere attivo. Insomma, potrebbe essere ancora più pericoloso. Beh, quindi A4 è buona. Sì. Cosa hai fatto te? Io ho fatto alfiere C2 prima. Vabbè, sì. Gioco per no, alfiere di 3, sì. Ah, alfiere di 3, ok. Perché volevo fare A4 e poi torre A1. Mm-hmm. Mm. Solo che così, se faccio A4 adesso, B4. Mm. Quindi il tempo è una variante importante sì, in tutte le cose, anche a scacchi. Sì, sì. Giusto. Time. Time is money, dicono. Sì, perché qua ho perso proprio il momento adatto e non... E quindi cosa è successo? Io ho fatto torre C1. Vediamo. Perché volevo anche... Che non posso giocare B4 perché poi il potere in C3 rimane troppo debole. Sì. Però qua secondo me non... ho chiesto patta dopo alfiere E2 perché sì, sì, penso che quasi sia il nero a giocare per vincere adesso. Comunque torre C8 per esempio. Sì, però poi non sapevo come andare avanti. Secondo me puoi provare anche tu a fare a un certo punto A5 e B4 preparandola bene. Cioè qua comunque il bianco che mossa fa? Bianco, prima di tutto deve spostare il re. Re H1. Forse è meglio in F1, che c'è Re H1. Cioè,
In preparazione un finale, se non si apre la posizione sarà meglio in F1. Sì, ma non sarà finale perché no, che non si vede come si cambiano i pezzi. Ho capito. Vabbè, RH1, dai. RH1, ma A5 può darsi che il bianco possa fare B4. Adesso non si vabbè, può. Subito non si può, però si può. Potrebbe fare B4 o A per B se non c'è la pressione su. Rimane questo debolissimo. Donna B6, dove ci sei? Sì. Ok. Vabbè, il problema è che la coppia di delfini è un vantaggio importante nel finale e in genere, però non in questa posizione, perché c'è l'alfiere delle case chiare un po' passivo e il cavallo D4 che è molto forte, piazzato, sostenuto e centralizzato. E quindi questo annulla l'azione dell'alfiere, anzi la cosa migliore che può fare il nero è mangiarselo. Sì, quindi... dopo alfiere per D4 penso di dover mangiare di torre. Vabbè, non so come devi mangiare, però... Sì, di torre, però anche perché l'alfiere poi... Però se mangia, rimane, si priva del vantaggio che prende l'alfiere e rimane con l'alfiere passivo, che in finale può essere un problema. Sì, solo che credo che ci possano essere problemi poi con il pedone in D4. Ma perché sono d'accordo con te, mangia di pezzo, abbiamo detto. Sì. Dopodiché questa posizione... Ma non mangerà mai in D4 comunque. È chiaro, dico, non deve... Stiamo dicendo la stessa cosa. Beh. No, se no secondo me il nero può provare anche a fare G5 a un certo punto. Bisogna capire quando, mettere, però... Sì. La struttura però è un po' rigida del nero, perché è vero che ha prevenuto G4 altre cose, cioè, però il pedone G7, come ha commentato acutamente il maestro Lectici in una partita giocata oggi nel vostro campionato sempre, tra... Sedine, ricordo bene, e la Santera, ma tu di Santera gioca G5. Sì. Alla mossa successiva commenta il maestro internazionale Goico Lakatic, qui la mossa migliore sarebbe G5 G6, cioè tornare indietro col pedone che ha fatto il nero, no? Che ha fatto G5. Vabbè, poi è finita pari per altri motivi, però come concetto, insomma. E quindi la struttura è un po' rigida qui. E quindi tutte queste rotture diventano difficili. Sì, però sicuramente aprire la posizione conviene al nero che alla coppia degli alfieri. Ho capito. Infatti pensavo di farti anche H4. Sì, H4, H3 era interessante. E poi cercare di fare un torre C4, sacrificare. Sì, infatti. Però qua non sapevo bene che piano giocare, neanche in bianco. Un giudizio, Lucky, su questo tipo di posizione? Ma io ho già detto che c'era qualcosa prima, ora no. Sì, anch'io penso prima, cioè, poi alfiere qui manca alfiere campi scuri per bianco, quindi non dimmi una cosa, se il bianco non può giocare B4 e A4, no, ma può fare, cioè bianco in un certo momento sulla A5 potrebbe rispondere anche B4, sì, per lo so, impedire lo so. La rottura, no? No, dico B4, che poi A4, dopo aver piazzato per esempio l'alfiere, non so, in D1, oppure... Possiamo tornare indietro nel momento, secondo me, quello è critico, diciamo, per un tipo di posizione, ancora indietro. C'è prima di Arocco, no? Prima di Arocco Lungo, dice. Sì, prima di Arocco Lungo, anche prima di Dona che si spostava. Ecco, ancora. Ecco, qui, anche prima di Torre 1. Spero che i 4 gliela lasci, perché sennò dice, no, anche questa okay. Ecco, questa posizione. Secondo me questa posizione è importante. Il bianco deve agire subito, no? Vuoi dire questo? Forse. No, il bianco, cioè qui bisogna avere un piano, diciamo, per a lungo termine, no? Ok, vogliamo... Cioè, il bianco ha fatto cosa? Dona F2? No, torre A1 qua. Torre A1, perché? Sì. Perché volevo fare G4 ed F5. E quindi la torre in E1 supportava il pedone in E1. Sì, ma G4 quando quella non ha rocca, che fai? Aspettando la rocca. Aspettavo con ansia. Allora, l'alternativa cosa poteva essere qui? Okay. Lasciare la torre in A1 e fare A4. C3 e A4 volevi dire, Lucky?
Sì, però io pensavo per esempio C3 qua, cavallo C5, poi a Sì, 4 come lo B4 faccio? com'è la mossa? B4, sì. B4 è una buona possibilità Però c'è cavallo perché B6, no? toglie, Sì. sì. C'è cavallo B6. Chiesa, ma Quindi qui, per esempio, qui B4 con donna F2 sarebbe già qualcosa di importante, perché sul cavallo B6 sempre c'è cavallo B5 o cavallo E6, non so. Sì, forse devi Allora, fare donna donna F2 l'ha F1. fa no, ha fatto torre A1. Torre A1 non sembra una cosa molto importante per il momento, è un po', diciamo, mossa di muratore, cioè hai messo un mattone e vediamo, che potrebbe servirti, no? Miglioravo, Senti ma non è qui. sicuro che miglioravi, questo è il Ok. Però lo problema. stesso gol C5, secondo Cavallo C5, dai. E ora, e se gioca B4 in questa me. posizione? Cavallo E4. Ah, cavallo Cavallo E4, sì, cavallo D3 sarebbe un grave errore, Sì, cavallo perché... D3 ci perdi il bianco sto E meglio. poi sì, dominazione su case scure, Ci speravo. cioè. Allora, e proviamo a mangiare, però non credo Mangiamolo lo tanto. stesso. Di per Di E re, che cavallo B3. aspetta, ah sì, Perché questo tipo di posizione con alfieri colore contrario potrebbe essere molto drammatica al nero a causa debolezza di re. Cavallo C5. fare alfiere C5? Sì, ah, alfiere però Questo è meglio quasi cavallo. perdente. Alfiere C5, alfiere C5. E che No, fa? no, no, si può fare per il bianco, diceva lei, Sì, non al posto di per il nero. cavallo C5. No, no, meglio avere alfieri, credo. Sì. Cavallo C5. Alfiere C6 o alfiere D5, non so. Forse alfiere Forse C6 è meglio, perché alfiere D5 potrebbe pensare a 4, D5. Però se metto l'alfiere in D5 posso fare donna C6 per difendere E4 dopo, non so. Perché così qua se attacco E4 non eh? E è allora noi cosa facciamo? Torre D1. nemmeno possibile. Allora, cosa fa? Torre A1, per esempio. Torre AD1 dici? Sì, Arrocco perché a questo punto, che ora G4 possiamo pensare che non la fa il piano, o non lo so, no? non Vabbè, sono così convinta. vabbè. Ok. Forse posso fare G4. Sì, la puoi fare, però forse non è il caso. Comunque. Ok. Io giocherò a 5 col nero per il D8, cambio le torri. Tu che fai col bianco? Arrocco, quindi forse no. No, io Arrocco. contavo che cavallo è che mangia, quindi non Non mangia. è Allora, vero. torniamo indietro. Questa. Torniamo indietro. Ok. Allora abbiamo detto, dopo cavallo E4, cosa fa? Sposto la donna in E1. Però a quel Cosa? punto No, se la non devo facciamo mettere. B4 neanche, se Ah, B4 ecco. facciamo Al per momento mangiare. opportuno. Giochiamo donna E1 subito allora. No, donna F2, donna D2, F2 1, manco è Infatti, per tanto. quello Sì. cioè che dopo cavallo E4 metto la donna sulla Scusa, D2. facciamo subito B4, perché questo Già abbiamo l'ha detto. fatto prima, cavallo E4, poi ci siamo No, ma fermati. cavallo era in D7. No, allora Donna era in aspetta. D2, scusa. Ecco, B4, Sì, per... ecco, questo vogliamo. Però B4 cavallo B6 con la donna Sì, in ok, cavallo D2. B6. B4, Chi se ne cavallo frega di cavallo B6, B6? Cavallo B3. cavallo B3. Cavallo C4. Cavallo C4 e chi se ne frega, ce lo Ah, l'ho mangiamo. attaccata. Ah, La minaccia questo cavallo per è. Ok, mancio. no, No, però così di per no, io non ho D5. visto che la donna sta Cavallo sotto attacco. C5. Però controllo un poco l'alfiere così. Arrocco Arrocco. anyway. C3. Oh Torre no. No, non è quello che no. volevo. Non è quello che volevo. Troviamo un altro, solo un altro. Okay, Solo un questa altro. posizione per me è critica, perché cioè qui non riusciamo a trovare il piano. Ah, tu hai fatto Arrocco, era così. Sì, Arrocco pensavo da bene. Sì, ci penso Arroccare devo anch'io. arroccare. Ho detto, fra poco arriviamo Facciamo a la... non avevo. Non va Scusa, bene. donna F2, come la vedi? Subito. Subito. Ok, donna F2. Donna F2. Hai Cavallo idea? C5. Cavallo C5 Cavallo subito. C5 subito. Niente da fare. Donna G3 giocherà G6 Sì. probabilmente. Ok. Sì.
E invece va bene, ok, facciamo Rocco, dai. Ma come ha giocato lei, no? Cosa allora poteva migliorare? Quindi aspetta, la devi... Sì, ecco, sì. Bravo. Per esempio, io ho fatto alfiere F8, alfiere G7 perché mi sembrava che minacciassi G4 e F5 e siamo d'accordo, no? Sì. Che poi se invece arrocchi lungo al posto, cioè con l'alfiere in E7 e non in G7? È un'altra idea, però. Non so, io forse qua a 4. No, ma 4 anche B4. Non lo so, non era chiara. Vuoi fare B4, perché no? Però la colatura era meglio che stava di là, però. Se il rocco a lungo così, B4. Secondo me l'alfiere sta meglio in E7 che in G7. Sì. Sì, in G7 non era molto active. Sì, ma no, però devo dire che la rocco lungo, come diceva Master, è un po' pericoloso. Ma perché? No, 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 B4 subito. Anche se con ritardo farò A4 dopo, con la torre era meglio in A1, però. Sì, B4 con idea A4, sì. Questo è. Ok. Poi bisogna avere sott'occhio sacrificio in S6. Sì. Ora giocare il B8, sì. Bravo. A4, sì. A4, sì, sacrificando il pedone. Ma Nero non può giocare cavallo C3 al posto di Re B8? Sì, come no. Vediamo. Cavallo C3. Con l'idea di evitare A4. Chissà se ora cavallo B3 A5 è troppo poco, o C5 ancora meno. Ora cavallo B3 C5. Forse ho D4. Sì. D4 subito, hai ragione. Allora, no, ma io ho sempre paura poi di D4 un giorno che fa nero. Facciamo una cosa prima, ragazzi. Allora. Ragazze. Ho detto ragazzi, quindi vuol dire tutti quanti. Non questo D4, è anche non maschilista. Non D4. Allora, torre A1. Ok, di nuovo, dai. Torre A1. C3 non giochiamo finché non... Non è obbligato. Sì, non ci deve essere una cosa. Però adesso anche nero potrebbe pensare di G5. Ah, sì, secondo me a un certo punto c'è G5. Sì. Non so bene quando, ma... Ma tu hai sempre F5, no? Però c'è E5 sotto. Perché se non fai... E6? Sì, c'è anche E6, però... Sì, vabbè, G5 non è il momento che c'è il re B8, forse se proprio vogliamo fare, ci spostiamo prima il re. Però con il re in B8 non si può fare G5. Perché? Perché dopo c'è alfiere F4. Ecco. Non per G5. Però adesso G5 non è una minaccia, perché sembra poi c'è torre F7. Mm-hmm. Cioè, bianco, il problema del nero è che non ha piani questa posizione, ma neanche prima avevo piani, ho solo messo i pezzi un po', alfiere F8, alfiere G7, ma non sapevo bene. Dobbiamo chiedere al maestro Rusignano, quello che gioca sempre la francese. Com'è? Il tuo grande maestro gioca sempre la francese, chi è? Drasco. Drasco, bisogna chiedere a Drasco. Dei più grandi. Sì, ci sono sempre giocatori che giocano sempre la francese, sempre. Cioè, con loro prepararsi è facile perché sai che, però poi è difficile perché se giocano trovare un piano, sì, che li superi. Nasori più 8. A4, B4. Sì. Forse io A5. No, no, no. C3, sì. A5 potrebbe andare bene. Potrebbe andare bene, ok. Sì, fissi A6, però... Mm.
problema è che se si apre la posizione solare di donna il numero può avere problemi, no? Sì. C'è anche pare che a Rocco Lungo è un po'... è sempre un po' pericoloso. Ieri sì, la tua avversaria aveva Rocco Lungo in cosa, posizione simile. Sì, infatti era sbagliato. E tu lo hai permesso tanti, facendo tanti cambi. Era... sì, ho giocato male. Sì. Ok, cosa gioco allora? Io ho fatto il fiore F8 qua, però. Sì. Sì, solo che poi appunto, cioè che dopo finisci in quella posizione che comunque è un po' scomoda per te. Forse semplicemente non devi fare. Ma cosa gioco? Non ci perdi quattro. Sì. Perché sembra che non hai tempi, non lo so. È strano che vada a stare così male a mossa 10. C'è il problema principale, forse è questa cattura in... sì, secondo me ci perdi quattro, infatti non è molto giocato. E cosa giocano? C4 invece, cosa gioca? Anche alfiere 7, però su alfiere 7 posso mangiare io. Come si chiama questo sistema di apertura? Steinitz, no? Non è francese Steinitz. Sì. Steinitz forse, no? Io dicevo di nave, però di nave era un'altra, con apri B4. Sì. No? Ecco. Questa penso si chiami Steinitz, però potrei sbagliare. Sempre chiamata classica. Classica, no? Comunque... ma qualunque altra mossa il bianco giocherà C3. Sì, infatti una linea che mi ricordava era donna C7, C3, il nero può fare cavallo A5 per fare cavallo C4. Ma i tempi come... no, perché C3? Cioè, non è che ha fretta, no? Sì, vabbè. C3 per sostenere la catena di pietone, è un concetto classico. Sì, solitamente si gioca. C3 e poi cavallo G3, F5 se lo permette. Alfiere D3 al Rocco. Ma C3 il bianco, se mi dice al centro, dico ora fammi vedere come mi attacchi. Sì, penso vabbè C3. Ma se proprio vogliamo dire qualcosa, no? Le mosse in apertura prima, quelle mosse di donna, eccetera, bisogna essere più economi, diciamo così, con le mosse della donna, bisogna fare subito qualcosa. Perché la donna va indietro senza portare un contributo importante, no? E allora diventano mosse perse, il bianco si consolida, cioè fa quello che deve fare, si permette di fare quello che deve fare. Sì, poi anche il nero sviluppa, farà cavallo A5 al sì, va bene, ma uno deve essere uno sviluppo. Ah, cavallo A5 fra l'altro minaccia qualcosa. Donna C2? Donna D1 forse ancora meno, o no? No, donna C2. Però donna C2 si espone... cavallo C4, alfiere F2. Va bene. No, ma in quel momento... dopo donna C2, se prende in D4 può darsi che il bianco sia buono, però deve prendere di pezzi, può prendere di pietone. Sì, sì. Comunque, se c'è un discorso da fare, è addirittura prima, non dico arriviamo ai 4, come ho detto la battuta prima, però... Beh, qui. No, anche... la donna B6 è la principale, sì. Vabbè, donna B6 è la principale... Mi sa che qui giocano anche C4 il nero. Sì, sì, però. Però forse è meglio aspettare che il bianco arrocchi prima di fare il C4. Che arrocca lungo? Se arrocco lungo C4 ho perso. Senti, ma però... in questa posizione, no? Visto che lui non può arroccare solo arrocco lungo, potrebbe fare, eventualmente sarebbe pericoloso perché in questo momento, senza aver calcio, torre B8, B4, eccetera, sì. Non possiamo attaccare il centro anche con F6. Beh, qua G5 è una mossa, hai detto, no? Come? G5. Al posto di donna B6, però, mi sa. Ma qui no? Sì. Qui no, qui non so. Io conosco al posto di donna qua esiste. Ok, mangio in G5, tu mangi in D4. Cavallo per E5. L'altro, mi sa. Vabbè, così comunque il nero a lungo termine c'ha i pedoni centrali. Sì, che sembra un po' la linea con alfiere 7 contro la Tarrasch, no? Sì. Quando poi fai G5. Sì.
però sì, cioè se il bianco gioca bene non dovrebbe essere un problema. Infatti sì, sembra un po' prematura il G5 qua. Comunque secondo me va bene come hai giocato tu, solo che poi dopo ci perdi. Ecco, donna B6, cavallo I2, allora qui bisogna cercare qualcosa, cioè nel senso, o F6 anche, che attacca ancora. Sì, alfiere 7, normale mosso di F6, sviluppo. per esempio. Cioè deve attaccare... Sì, però io non sono sicura che F6 vada bene. Ora, per esempio, se toccasse al nero giocherebbe D4 e poi prenderebbe in E5 probabilmente. Sì, il bianco può scegliere se fare C3 subito, lo so. In modo tale da tenere il centro. Ora anche alfiere 7, come dicevamo prima, è rocco corto, perché no? Forse G3? Sì, vabbè. Poi alfiere H3, rocco corto. Alfiere H3? Alfiere H3. Questo. Vabbè, sì. In non effetti è un peccato toglierlo dal centro, però. Ma possiamo fare anche F5. No, sì, ho capito, vabbè, ma sì, se è fin quando il bianco non è arroccato, non è pro, noi stiamo minacciando sempre F per E5, no? Solo andiamo con sguardo che ci costa. Sì. Ah, sì, forse. Prende con E6 scacco, re H8. Ok, ora minaccia per esempio cavallo per D4, per esempio, o comunque E5, cavallo per E5, può prendere in D5 mangiando un altro pedone, però stiamo attaccando il centro qui. Ma se mangio in D5? Mangio in D5. Alfiere per D7 qui com'è? Anche per cavallo per sì, E5. Ma, ok, e poi? Cavallo per. Cavallo per, facciamo cavallo per. Non posso mangiare anche DF. DF, ok. Cioè, infatti il cambio C per D porta definisce la struttura pedonale dove c'è il bianco ha più ora qui non si arrocca, per esempio giochiamo anche B4. No, prende in C5, alfiere per 5, non 5, poi prende in B4. Forse è troppo questo. Cioè comunque attacca il centro del bianco, se con, lui con re in centro, sì. Con re in centro, cioè c'è della logica in tutto questo. Poi si arrocca qui e poi B4 comincia a essere. Cavallo F4. Okay. Minaccio cavallo per D5 alla prossima arrocco. Allora, no, aspetta, sì, qua è... qui F per E5. Tocca al nero. F tocca al nero, eh. Non so, a me piace il bianco. Non so. E sicuramente c'è compenso che il rene 1 non sta bene. Sì, però se faccio cavallo F4 a rocco non è più compenso. Cioè qua secondo me la questione è si può evitare che il bianco arrocchi o no? Per esempio alfiere G4 forse è una mossa. Beh, cavallo F4 lo stesso. Alfiere no? F3? Hai ragione. E poi potrebbe arroccare alfiere F3. E poi alfiere 4, però alfiere G4 sembra interessante. Sì, c'è compenso. Cavallo F4. Alfiere F3. Arrocco. Alfiere 4. Vabbè, questa diventa una posizione. Un'altra partita. Sì, un'altra partita e poi non è chiaro, è tutto scuro. Vabbè, come idea, no? Sì, cioè, la posizione era sicuramente piena di idee. Forse. Sì, cioè, può darsi effettivamente il cambio di 4 sia stato prematuro perché favorisce il gioco del bianco. Sì, io ho pensato che comunque, visto che un'idea del bianco è proprio mangiare in C5. Fai quasi un favore, no? Sì, facendoci per D, però non. Cioè non penso che perda C per D. Magari non sarà precisa. Il problema è che non ha rottura dopo. Ah, sì, è quello il fatto. Che non hai tante. Va bene.
Quindi una patta da grandi maestre. Comunque rimane a approfondire, Sì, credo, sicuramente è da un tema studiare. strategico più Perché antico. non è tipico Sì, solo.